l'attaccante del Sant'Angelo, che è andato in rete per la prima volta in questa stagione. Nicolò, il tuo è stato il gol del pareggio, pareggio che poi ha portato comunque a una vittoria importantissima, sia per cercare di migliorare la situazione dopo la sconfitta della settimana scorsa, ma anche perché appunto questi tre punti erano vitali. Sì, diciamo che per nostra sfortuna la partita si è indirizzata a causa di un episodio di un nostro compagno che è stato espulso dopo 10 minuti, 15 minuti. Non è iniziata nel migliore dei modi. Siamo stati una grande squadra a reagire da gruppo, perché fare 70 minuti abbondanti in 10 uomini sotto 1-0 non è difficile, sicuramente non è da squadra, e ce lo meritavamo anche per, diciamo, per quello che facciamo durante la settimana e per quello che stiamo facendo, abbiamo fatto fino adesso. Assolutamente, il Sant'Angelo quindi continua questo campionato che, a parte il piccolo stop di settimana scorsa, è iniziato molto bene, con tutte vittorie, un solo pareggio e una sconfitta. Domenica ci aspetta la Ponte Lambrese, squadra che naviga nei bassi fondi della classifica, ma non per questo partita da prendere, come so dire, sotto gamba. Assolutamente no, nel senso che ogni partita la giochiamo come una finale, la prepariamo nel migliore dei modi, perché ogni partita è difficile e dobbiamo ogni partita dare sempre il massimo e portare a casa tre punti, che appunto che ci aiutano, insomma, nel nostro obiettivo, che è quello di vincere il campionato. Grazie mille. Grazie. Ian Casali, attaccante del Sant'Angelo. Ian, quanto è stato bello e emozionante per te, giocatore nato e cresciuto nel settore rossonero, entrare in campo con la squadra in 10 e segnare gol vittoria del 2-1? Beh, è stato qualcosa di incredibile, come alla fine poteva già immaginarsi. Lo stadio è sempre pieno, la gente che tifa sempre per noi, poi a maggior ragione perché siamo stati un in meno a soffrire, è stata una grande prestazione di squadra. Ecco, proprio come hai detto tu, la gente che canta tutta la partita, per voi in campo, anche come questa sera che siete rimasti uno in meno, quanto è importante avere un tifo che vi spinge dal primo al 90esimo senza guardare gli errori o i rossi o le cose che possono succedere? Certo, ci aiuta sempre la spinta dei tifosi, poi sono sicuro che nel nostro campionato sia gli unici ad avere una tifoseria così calorosa, e dovrei ringraziare anche loro per il supporto che ci danno ogni partita. Grazie mille. Grazie a te.